Le Suore della Carità di Madre Teresa di Calcutta sono una delle tre congregazioni femminili presenti a Gaza. Anche loro hanno scelto di restare lì nonostante avessero la possibilità di evacuare. Le sorelle sono rimaste tra i sofferenti come sempre fanno. Il patriarca di Gerusalemme dei Latini, sua beatitudine il cardinal Pier Battista Pizzaballa, in occasione della sua visita pastorale a Gaza, aveva visitato la casa dove le Suore della Carità ospitano bambini e ragazzi disabili. Avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere, ero nudo e mi avete vestito, forestiero e mi avete accolto, in carcere e mi avete visitato. Ogni volta che avete fatto queste cose a uno dei miei fratelli più piccoli, l'avete fatta a me. In quell'occasione il patriarca aveva toccato con mano l'opera che queste madri portano avanti silenziose, nascoste. Amando il Signore e camminando in mezzo al suo popolo, le suore di Madre Teresa anche qui in Terra Santa curano le membra ferite dell'umanità, proteggono quelle più esposte e custodiscono la carne di Cristo, anche sotto le bombe.